Notte bianca delle Proloco, tante sagre in un unico appuntamento. Città Ducale è stata invasa dalla storia e dalle tradizioni di tante realtà che con il loro lavoro hanno saputo regalare una serata ricca di gusto e di sapori. Tante le Proloco che con i loro piatti tipici hanno riempito fino a tarda notte il centro storico del borgo di Città Ducale, confermando che una giusta sinergia può produrre grandi risultati. Associazione soprattutto qui a Città Ducale dove organizza eventi ecco, e manifestazioni, tutto quello che c'è da organizzare dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi noi siamo a tempo pieno del cuore di Città Ducale, quindi, e io come presidente, ma qui dietro un direttivo, un gruppo di amici, un gruppo molto unito, molto con una sinergia giusta, diciamo. Ecco, la cosa importante è che siete tutti giovani. Sì, diciamo che abbiamo fatto un nuovo direttivo e l'età media si è abbassata notevolmente, devo dire, e siamo carichi di energia da investire nel paese. L'hanno capito, speriamo che anche nel turismo lo capiscono tutti, perché in Italia purtroppo ancora vige il ognuno per sé e Dio per tutti. Invece questo paese, se fosse organizzato meglio e lavorassimo tutti uniti nel turismo, non avremmo difficoltà nei bilanci, l'abbiamo detto mille volte. E poi soprattutto, ecco, dalle Proloco viene il messaggio forte che si sta affermando sempre di più la ricchezza del territorio, le città d'arte scoppiano e continueranno a scoppiare. I prossimi 10 anni si prevede quasi un raddoppio dei numeri di affluenza del turismo mondiale, quindi significa che veramente dobbiamo estendere questo afflusso, distribuirlo, spalmarlo sul territorio. Le Proloco sono pronte, io spero che siano pronti tutti, perché veramente questo potrebbe essere un grande futuro per tutti, anche per i giovani, per i posti di lavoro e tutto quanto. Noi adesso ci stiamo specializzando, stiamo facendo dei corsi di formazione da qualche anno e adesso il prossimo obiettivo è migliorare lo storytelling, il racconto del territorio, dei borghi, dei paesi, dei luoghi, queste meravigliose storie che abbiamo racchiuse in tutti i nostri 8.100 comuni, devono essere raccontate bene, in maniera emozionale, facendo fare esperienze che rimangono scolpite nei turisti, tornano a casa, fanno promozione ancora, quindi il passaparola diventa ancora più efficace. Insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta, da volontari soprattutto, gente che lavora gratis in questo periodo, in questo mondo di ladri, diceva Venditti, insomma, c'è bisogno che ci sostenete tutti. Noi abbiamo portato quest'anno le ciambelle e in dialetto, tra virgolette, un pizzillone d'orto. Pizzillone d'orto che è diciamo una specialità del luogo, anche era un piatto diciamo anticamente facile, semplice da fare, perché acqua e farina e poi diciamo la sfoglia viene riempita con l'olio, il pepe, il formaggio pecorino, poi viene arrotolato e cotto. Chiaramente la tradizione, questa ha radici molto antiche, perché erano cose che potevano essere facilmente portate in giro anche da chi doveva andare a lavorare. Eh sì, perché si mantiene, quindi diciamo era una cosa tipica da portarsi proprio dietro, anche quando andavano per esempio in pellegrinaggio al Santuario della Santissima Trinità, che prima andavano a piedi, quindi per 3 giorni, 4 giorni, campavano diciamo questo pizzillo nel d'orto. L'unione, come dicono tutti, fa la forza, quindi è bello questo ritrovarsi tutti insieme, anche perché
valorizziamo più che altro il volontariato della gente, no? Perché poi per il luogo è un sacrificio, è un volontariato, perché chi vuole bene al luogo dove è nato, dove vive, lo fa con passione. Abbiamo portato qui a Città Ducale i fagioli con le codiche, perché diciamo, è una usanza che vecchia che facevano a San Giovanni oltre alla sacra della Panzanella, però essendo un orario un po' particolare per la Panzanella, il pomeriggio è più adatto, la sera un po' meno, e quindi abbiamo preferito di portare i fagioli con le codiche. Noi cerchiamo di mantenere le tradizioni del nostro paese, infatti il 28-29 maggio facciamo la nostra festa a San Giovanni, riportando anche un percorso gastronomico lungo le vie del paese con un'estemporanea di pittura, e verranno esposti i quadri lungo il percorso del paese storico. Quest'anno abbiamo portato il fagiolo a pisello, che è un prodotto tipico che nasce esclusivamente a Colle di Tora, e in più abbiamo fatto la trippa per la promozione di un evento che faremo il 29 luglio sempre a Colle di Tora, che è un percorso enogastronomico di 8 postazioni di prodotti proprio del luogo, proprio per sponsorizzare questi cibi che adesso diventano anche molto inusuali, non sempre si trova i maccheroni con l'aglio, non tutte le donne ancora cucinano o ammassano, e le Proloco cercano di promuovere il territorio, di sostenere questa piccola economia nei paesi ancora non molto conosciuti, nonostante il Lazio è ricco di paesi bellissimi. Noi veniamo dal lago del Turano, un piccolo borgo adagiato sulle sponde del lago, però non ancora molto conosciuto nonostante dista pochissimi chilometri da Roma. Noi abbiamo aderito a ogni volta che ci chiamano a spostarci, proprio per far conoscere Colle di Tora, perché l'anno scorso ci hanno dato un'opportunità a Valmontone, era la prima volta che Colle di Tora usciva fuori e ci siamo resi conto che non era conosciuta. Un paese accanto al nostro, nonostante disti pochi chilometri, aveva molta più assonanza, ma questo perché sono bravi, si sono mossi da anni per far conoscere proprio il territorio. Tante associazioni stanno lavorando sul posto, c'è l'associazione Camminando con le escursioni, e ha fatto conoscere proprio la montagna, i sentieri che anche alle persone che sono nate lì non conoscevano. C'è la Lega Navale, quindi c'è molto sport adesso anche nel Turano, è vissuto anche il lago. Portiamo le sarda padelle, che sono delle frittelle fatte con uova, acqua, farina e mentuccia. E poi abbiamo i fiori di zucca fritti e la bruschetta per l'immancabile olio della Sabina, olio extravergine d'oliva, denominazione d'origine protetta. E invitiamo le persone che interverranno oggi a presenziare alla nostra festa dell'olio, che si terrà l'ultimo weekend di ottobre. Per noi questa è la prima esperienza di questo tipo, siamo enormemente contenti, vogliamo conoscere anche le realtà, le altre realtà, insomma, i nostri colleghi che lavorano negli altri paesi. Siamo molto felici di questo invito da parte di Città Ducale. È un segno importantissimo, a parte che pure l'anno scorso siamo venuti per questa sagra delle sagre, come vogliamo chiamare, però quest'anno la sentiamo un po' di più, perché è un momento che ci distraiamo pure un po', dico proprio la verità. Noi a 8 giorni sempre con queste macerie non gliela famo più, e allora è un momento pure di relax, diciamo, ecco. Un momento di relax, un momento anche di gioia, vedere tanti giovani, qui ci sono le maggiorette, insomma. Bellissima quella che fanno, sia per le sagre che uniscono tanti comuni, ma soprattutto vedere tutte queste bambine e giovani alla banda, una cosa che fa onore ai paesi, tutto questo, veramente
come amatrice che faceva tante cose, noi nel nostro piccolo, insomma, torneremo anche noi a ospitare qualcuno, a fare cose insieme. Abbiamo capito una cosa, almeno noi della Prologo d'Accumoli, che l'unione fa la forza. Se adesso ci uniamo, ecco, cominciamo a girare nei posti, faremo qualcosa agli Accumoli uniti, andremo sempre ad Amatrice perché siamo fondamentalmente come i cugini carnali, ci litighiamo un po' ma poi ci vogliamo bene, quindi dall'unione probabilmente riusciremo a fare qualcosa anche noi di nuovo. Noi portiamo delle pizzole con pasta lievita, pasta del pane. Noi, vabbè, ce la fornisce un panificio del luogo e noi le facciamo fritte con sale o zucchero, con la mortadella e la Nutella. Questa chiaramente è una tradizione, immagino, antica. Trentennale, sì, ormai sono 31 anni quest'anno, noi facciamo la sagra sempre in agosto, quest'anno cade il 20 di agosto e questo luogo per noi oggi è una vetrina, veramente è un'occasione per farci di nuovo ancora conoscere, anche se devo dire che rispondiamo bene. Portiamo il nostro piatto tipico che sono le stringozze alla cantaliciana, con un sighettino semplice, e poi portiamo le verdure frittellate. Le verdure frittellate che insomma sono il nostro secondo piatto che piace, quindi ci siamo adeguati ai gusti di tutti, insomma. Da l'italiano quando mangia, insomma, più ricettivo, insomma, è il modo migliore di attirare l'attenzione, ma e quindi cerchiamo con questo mezzo di anche con questo mezzo, insomma, di far conoscere Cantalice, attirare l'attenzione, insomma, della gente verso il nostro paese, insomma. La notte bianca, insomma, questa è l'ennesima occasione per cercare di far conoscere il territorio meraviglioso della provincia di Rieti. E il primo scopo delle Prologo è quello di ognuna, insomma, di far conoscere il proprio territorio, e in questa occasione ancora una volta si rafforza la mia convinzione, che poi alla fine diventa quella di tutti, che insieme si riescono a fare cose molto migliori, non sarà corretto però così, e quindi in questa occasione si rafforza questa cosa, insomma. Qual è il piatto più tipico, più caratterizzante di Poggio Bustone? Forse è ridondante, insomma, si vede. Sì, è la porchetta, chiaramente, produzione locale. E è una specialità e ogni anno noi facciamo questa sagra, la prima domenica di ottobre, sagra della porchetta, ma sono invitate anche le altre Prologo, Amatrice, Morro, Colli sul Velino. E ognuno porta la sua specialità, anche Cantalice. È stato fatto un consorzio delle Prologo, dove sono in adesione 8 Prologo locali, c'è cioè Contigliano, Poggio Bustone, Morro, Cantalice, Labbro, Colli sul Velino. E questo per promuovere sì il territorio, ma far conoscere anche un attimino quello che sono le bellezze naturali. Offre molto, anche perché ci sono dei monumenti molto belli da visitare. Io parlo per Poggio Bustone, chiaramente. C'è i Giardini di Marzo con la statua di Lucio Battisti. Poi c'è la statua di San Francesco che abbraccia tutti e 4 i santuari rivolti verso la Valle Santa. Convento di San Giacomo, dove San Francesco ha avuto il perdono dei peccati, e quant'altro di bello si può avere. Noi portiamo le
ciambelle di Michele, che facciamo ormai credo da una ventina d'anni, se non qualcosina di più, per cui siamo felici di poter portare sempre il nostro piatto tradizionale, insomma, in giro per le varie sagre. Noi siamo a Città Ducale fondamentalmente è un po' considerata come la porta dell'Alta Valle del Velino. Noi stiamo cercando tutti insieme di fare un grande lavoro di riunificazione, dove potremmo vedere i comuni dell'Alta Valle del Velino come una macro area, come una grande regione, e partire da Città Ducale, insomma, con questo primo evento, che di fatto è l'evento che apre, che inaugura tutta la stagione dell'Alta Valle del Velino, ha un significato simbolico non indifferente, ed è importante essere qui perché qui c'è la sinergia quella vera, qui ci sono tutte quelle persone che fanno vivere il turismo nei vari paesi, nei vari borghi. Poi insomma voi avrete, penso, modo di girare quasi per tutte le feste, per cui lo sapete sicuramente meglio di me, ed è particolarmente interessante essere qui tutti questa sera. Quindi spero che l'Alta Valle del Velino possa partire oggi e non finire mai verso un'ascesa importante, perché questo è quello che auspichiamo tutti, soprattutto dopo il 24 agosto. Tutti noi insomma vivevamo un po' di riflesso di Amatrice per quanto riguarda il turismo, quindi credo sia importante adesso lavorare affinché quelle presenze possano essere riportate sul territorio. Qui oggi la pecora all'ucotturo, sarebbe una sorta di pecora lessa condita in un certo modo, ripassata, buttata l'acqua, lavorata molto e molto buona. Ovviamente è un piatto che è strettamente tipico del territorio. Sì, strettamente tipico del territorio. E poi facciamo anche il mese di agosto la bracioletta di pecora, 16 agosto la bracioletta di pecora, e poi il 10 la sagra della pizza fritta. Quest'anno abbiamo fatto le crostate con diverse marmellate, in più abbiamo pensato anche di fare quelle con la frutta, visto che comunque è estate, magari fa anche piacere mangiare la frutta, insomma, con la crema. Speriamo che possano essere modo di attirare attenzione per un dolce per finire la serata, insomma, noi in allegria e in bellezza. Sicuramente con le prologo c'è modo per cercare di sviluppare di più il territorio, sì, perché comunque la collaborazione è importante, anche perché la gente forse è un po' demoralizzata per tutto quello che è accaduto, quindi le prologo stesse forse riescono a tirare su un po', cioè cercare di coinvolgere più la gente piuttosto che le singole, insomma, persone, quindi le prologo sono un modo per andare avanti. Gnocchetti alla Colle Scipolana, è il piatto tipico di Colle Scipoli, e gli gnocchetti sono fatti con acqua, farina e pane grattugiato oltre l'acqua, mentre la salsa, il sugo, è fatto con una salsiccia sbriciolata, pomodoro, fagioli e gli odori dell'orto. È un piatto tipico di Colle Scipoli, nato proprio a Colle Scipoli da ormai diversi decenni, e siamo molto contenti e onorati di essere qui a Città Ducale, perché abbiamo la collaborazione con tutte quante le Proloco e naturalmente facciamo promozione anche per il nostro territorio. Mai visto come un'unione individuale di ogni singolo elemento, ma solamente come un'eterogenea unione di tutte quante le prologo. Le prologo specialmente perché siamo quelli che più di tutti si prendono l'impegno di poter tramandare e di mantenere, non solamente tramandare, quello che ci hanno lasciato i nostri genitori. Ecco, voi siete tutti giovanissimi. Sì, il ragazzo più grande che abbiamo tra di noi ha 27 anni, io sono il più giovane, ne ho 22. Oggi abbiamo portato due piatti tipici, principalmente gli stracci antrodocani, che è, diciamo, un piatto che ci tramandano i nostri antenati, è composto da delle pizzette fatte con uova, farina
e vengono condite con la carne macinata e la mozzarella dentro, arrotolati e conditi poi con il ragù ovviamente di carne e il parmigiano. E poi quest'anno abbiamo pensato di proporre una sorta di gelateria artigianale che c'è a Antrodogo, abbastanza conosciuta, e che ci ha dato i gusti proprio tipici che fa esclusivamente nel posto, che sono il marrone antrodocano, la torta di mele e il gusto alla mantovana, che è sempre un dolce tipico antrodocano fatto con le mandorle. Portano il loro piatto tipico che le caratterizza. Città Ducale è famosa per lasagne alla molinara. Lasagne alla molinara fatte acqua e farina. Come nascono? Nascono da un mulinaio di Città Ducale. E quindi perché sono diventate così famose, ormai richieste e ricercatissime? Richieste, sì, perché sono buonissime, fatte col sugo, aglio, olio e la persa, la maggiorana diciamo. Questo ormai è diventato un appuntamento che è un po' il riferimento, perché non è così semplice vedere tante Proloco tutte quante insieme. Sì, è il secondo anno che facciamo questo raduno delle Proloco e noi facciamo anche la Sagra delle Sagne il 18 agosto. Venite numerosi, questa bellissima sagra.